Cittadini sempre più coinvolti nel sistema dell'emergenza è lo spirito che anima la Piazza della Salute, evento ospitato in Piazza Grande. Percorsi guidati, dimostrazioni di massaggio cardiaco, stand informativi e l'idea di avvicinare sempre di più le varie associazioni alle necessità della popolazione. Associazioni dunque tra i soggetti principali in evidenza. La Piazza della Salute è oggi piena di gente, piena di Croce Bianca, Croce Rossa, ma anche di Misericordia, di 118, tutti uniti nel fornire la salute, che è un bene comune. La Misericordia questa mattina ha inaugurato due mezzi, un'autoambulanza e un pulmino per i servizi sociali, e stiamo ringraziando tutti coloro che hanno portato il loro contributo. Coloro che desiderano partecipare al volontariato della Misericordia vengono invitati da me con grande affetto e riconoscenza a venire in Misericordia, in modo tale da passare dall'io, cioè dal nostro piccolo mondo, a noi, alla comunità. L'ambulatorio mobile è gestito dalla Misericordia e abbiamo offerto questo servizio all'ASL, che l'ha accettato. Insomma, tutti uniti per la salute dei noi aretini. Iniziative benemerite che già in passato hanno interessato il nostro territorio. Sì, noi come eventi sociali siamo partiti qua dalla città di Arezzo realizzando in questi 6 anni 8 progetti. Questo è l'ottavo alle nostre spalle, ma sempre qua sulla piazza abbiamo il nostro ambulatorio medico che tutti i giorni è in campo per il progetto vaccini. Questa mattina la ritengo una mattina molto importante per tutti, perché si riesce visivamente a capire cosa queste associazioni fanno e anche come la Croce Bianca 24 ore su 24 possa dare il proprio aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno. Siamo vicini alle persone vulnerabili, siamo vicini alle persone in difficoltà e cerchiamo di dare sostegno e supporto alla loro quotidianità. Ovviamente, come dicevo prima, l'assistenza sanitaria impegna principalmente tutte le nostre giornate. Quotidianamente abbiamo un'ambulanza di emergenza in convenzione con la ASL, quindi con il 118, e da marzo fino, presumo purtroppo, fino alla fine dell'anno abbiamo in pronta partenza anche un'ambulanza ad alto biocontenimento.